Quindi fare un partito di centrosinistra che, guarda caso, era quello che il 14 ottobre di qualche anno fa avevamo deciso di fare, che poi ci siamo dimenticati per strada. D'altronde, un PD che prende il 41% non è quello che prendeva il 20%, non è quello che può arroccarsi in qualche centinaio di migliaia di iscritti, ma è quello che dà una casa ai tanti che oggi guardano con interesse Matteo Renzi e che non guardano più con interesse le forze moderate del centrodestra, perché rappresentano il vecchio. Noi dobbiamo vincere questa sfida, avere un PD che fa stare a casa propria quelli che ci hanno votato alle europee votando Renzi, che per il futuro dobbiamo far votare Partito Democratico anche quando...